Ci si può coprire sul VIX senza dover spendere un centesimo? Sì, o quasi. Come detto, non sempre è possibile per una questione dei prezzi. In questo video andiamo a vedere come fare. Benvenuti in questo video, io sono Mino Ciardo. Per chi non mi conoscesse, sono un business coach, ovvero un mental coach specializzato nel lato business, nel mio caso in particolar modo la finanza, e sono un investitore dal 2016. Quindi che cosa faccio nella mia vita? Aiuto le persone, investitori, a migliorare le proprie performance lavorando sulla parte mentale ed emotiva e formo degli investitori. Infatti sono il creatore di Investitore in 100 giorni. Un percorso che in 100 giorni ti dà un corso registrato, come tutti gli altri, ma in più ti do 100 giorni di live trading e un mentoring one-to-one direttamente con me. In questo modo potrai diventare un investitore in 100 giorni. Infatti seguiamo solo 5 persone alla volta per renderle soddisfatte. Adesso torniamo a noi. Il VIX. Come andare a coprirsi sul VIX? E soprattutto come farlo a prezzi molto bassi. Quindi andiamo a vederlo. Ma prima di tutto, per chi non lo sapesse, cos'è il VIX? Il VIX rappresenta l'indice della volatilità dell'S&P 500. Esistono tanti indici della volatilità. Il VIX in particolar modo rappresenta in che modo le opzioni sono più o meno volatili, detto in maniera molto molto semplice, sull'S&P 500. Perché poi c'è il VIX, per così dire, l'indice della volatilità. Nel Nasdaq c'è quello anche di singole azioni come quella di Apple, quella di Netflix, eccetera, eccetera. Magari un giorno faremo una lezione proprio specifica su questo. Se vi interessa, ditemelo magari nei commenti. Adesso però andiamo avanti e andiamo a capire effettivamente in che modo si opera sul VIX, in che modo si può andare a guadagnare, a migliorare le proprie performance, in che modo si può andare a coprirsi e in che modo soprattutto possiamo evitare di spendere un patrimonio per coprirci con il VIX. Andiamo a vedere. Eccoci qua, siamo sull'indice della volatilità dell'S&P 500, appunto comunemente chiamato VIX. Andiamo innanzitutto su un time frame daily ed ecco quello che ci esce fuori. Ad esempio, in investitori 100 giorni, chi è nel mio percorso? Quando eravamo in questa zona qui, abbiamo acquistato delle quote di VIX in opzioni, specifichiamolo, per andare a coprirci ed effettivamente ci stiamo coprendo. Se non erro, noi abbiamo comprato una 32 e venduto una 35, quindi al momento siamo in leggerissimo guadagno. Ma questo adesso non ci interessa, andiamo a capire effettivamente in che modo possiamo andare a coprirci sul VIX e in che modo possiamo andare effettivamente a risparmiare. Quindi andiamo un pochino indietro nel tempo, mettiamoci qui e facciamo delle simulazioni. Ok, ipotesi. Tendenzialmente che cosa si fa? Si va ad esempio leggermente sopra il prezzo, facciamo a 24, e si acquista, che cosa? Una call. Semplicemente acquisto call. Acquisto call. Acquistare una call ci costerà dei soldi perché appunto noi siamo gli assicurati. Ammettiamo che ci costi 400 dollari. Molto bene. E lo mettiamo qua. Qual è il problema? Che per molti conti 400 dollari solo di copertura non ha tanto senso. Ad esempio, noi un investitore in 100 giorni avevamo una potenziale perdita se il mercato fosse crollato intorno ai 900 dollari, mentre un potenziale guadagno, visto che erano tutti dei bull put, pari a 300 dollari. Quindi andare a coprirci con 400 dollari, beh, significava che se le cose fossero andate bene, quindi non fosse crollato il mercato, avremmo perso comunque 100 dollari. Non ha senso. Quindi che cosa possiamo fare in questo contesto? La prima copertura che possiamo andare a fare è trasformare l'acquisto di una call in un bull call, ovvero quello che abbiamo fatto realmente. Ci siamo messi più o meno a questi livelli, intorno al 36. Andiamo a mettere i livelli precisi. Qua mettiamo un 24 e qua mettiamo un 36.
E cosa abbiamo fatto? Siamo andati a vendere una call. Quindi vendere. No, scusate, sono fissato con il maiuscolo. Vendere call. E qui quanto sarà il premio? Se qui abbiamo pagato 400, non sono i prezzi reali questi, li sto poi inventando. Ammettiamo che questa vendita di call ci permetta di tornare nell'investimento di $100. Ok, già in questo modo andiamo a risparmiare $100, che non è male. E che cosa significa? Che se la nostra scadenza fosse qui, il 18 maggio, noi stiamo scommettendo sul fatto che VIX potrebbe salire, ma che non superi questi massimi qui. Quindi effettivamente ci mettiamo un tappo alle nostre possibili performance, al nostro possibile guadagno. Perché alla fine superare questo livello l'ha fatto poche volte. L'ultima volta che l'ha fatto era scoppiato il Covid. Quindi deve succedere veramente qualcosa di apocalittico, per così dire, per superare questo livello. E ciò ci permette di andare a risparmiare $100 sull'investimento. Benissimo. Però Mino, ancora io sto spendendo $300. Cosa posso fare per risparmiare ancora di più? Ok, e qui andiamo a mettere altre due operazioni. La prima si tratta di metterci a questi livelli qui all'incirca, livelli intorno al 15 più o meno, sì, ci può stare il 15, e andare a vendere una put. Quindi ai minimi storici cosa andiamo a fare noi? Vendiamo una put. Vendere put. Non incasseremo un granché. Incasseremo, penso, quei 50-100 dollari. Facciamo $100, perché ammettiamo il fatto che la scadenza sia più lunga nel tempo. Mi spiego meglio. Se questo acquisto di call, queste vendite di call l'abbiamo fatta a 2 mesi, la vendita di put magari la facciamo a 3 mesi. Quindi scommettiamo il fatto che entro 3 mesi non scenderà mai al di sotto di questo livello dei 15. Questo sicuramente è rischioso. Anzi, possiamo scenderla anche un po' di più. Mi parere anche intorno al 14. E qui possiamo fare due cose. O vendere una put, una naked put, quindi nuda completamente, metterci ai livelli più o meno ai minimi di periodo, perché come vedete difficilmente spacca questi livelli, non li rompe addirittura dal 2019. Oppure, se vogliamo stare più tranquilli, possiamo andare a fare un bull put. Un bull put significa che magari andiamo a vendere una 16, ricompriamo la 14, e ciò significa che magari dalla 16 guadagniamo $150, e ricomprando la 14 ne spendiamo 100. Quindi invece di guadagnare $100, magari ne portiamo a casa 50. Però rimaniamo nella prima ipotesi. Quindi rimettiamo questo. Ah no, 14 va bene. Benissimo. Adesso abbiamo quindi acquistato questa call. Ci mettiamo un segno meno. E invece siamo andati a vendere questa call. Quindi abbiamo incassato $100 qui. E abbiamo incassato $100 qui. Ok. E ora già ci rendiamo conto. Non trovo il più. Eccolo qui. Ci rendiamo conto che il nostro investimento è sceso a $200. E io vi dico che possiamo fare ancora di meglio. In che modo? Andiamo sul VIX. Quindi dobbiamo cambiare indice. No, non l'indice. Il VIX cos'è? È l'ETF del VIX. Però guardate, è molto diverso. Qual è la grande differenza? Che il VIX, come vedete, tende a scendere. In matematica si dice che converge a zero. Quindi andando a scambiare sempre le scadenze del VIX, perché è un ETF, quindi è qualcosa di dinamico, si acquistano determinate scadenze, se ne vendono altre, eccetera, eccetera, questo qui tende a zero. Infatti, se andiamo su un mensile, tanto per capirci, guardate qua, nel 2010 il prezzo di questo sottostante era, ci arriveremo mai? Era 485.907.
Oggi invece siamo a, non lo so quanto siamo, a 26. Quindi questo ETF tende verso lo zero. Perché ci interessa? Vediamo un attimo sul VIX proprio per farvi vedere l'enorme differenza. Ecco qua. Perché mentre qui è un andamento ciclico, quello tende a scendere sempre. Bene, e questo l'abbiamo capito. L'idea è che se noi qui andiamo in acquisto, ah, siamo ritornati qua nel tempo, se noi qui andiamo in acquisto di questo VIX, sul VIXX, sapendo che nel lungo termine tende a zero, possiamo andare in vendita. Ovvero, possiamo andare, scusate, vi ho fatto vedere il mio programma editoriale, possiamo andare. Torniamo sul VIXX, più o meno a questi prezzi, perché adesso siamo qui, eravamo all'incirca qui, andare ad esempio sui 36 e anche qui possiamo fare un'operazione come abbiamo visto prima. O ad esempio andiamo a vendere la 36 e andiamo a ricomprare la 40, ecco qua. Quindi andiamo a fare un bear call. Naturalmente, se non ti sono chiare, bull call, bear call, eccetera, eccetera, c'è un'intera playlist sulle opzioni sul mio canale, gratuita. O andiamo a vendere la 36 e ricomprare la 40, quindi andando a limitare il rischio. Oppure magari possiamo andare a vendere direttamente la 40. Noi siamo più propositivi, andiamo a vendere soltanto la 40 con una scadenza anche abbastanza lunga, il che significa che ci andiamo ad incassare. Allora, andiamo a vendere una call, quindi si tratta di una naked call, e andiamo ad incassare altri 150 dollari all'incirca, perché ci mette una scadenza a 2-3 mesi. Benissimo, quindi andiamo a ricapitolare il tutto. Se noi fossimo entrati semplicemente con una call, per acquistare il VIX noi avremmo speso 400 dollari. Invece siamo andati a vendere una call qui su, quindi abbiamo trasformato questo in un bull call e sono diventati 300 dollari, perché 400 spesi, 100 sono rientrati. Poi abbiamo venduto una put, quindi 200 dollari, 400 meno 100 meno 100. Ok, poi siamo andati sul VIXX e siamo andati a vendere una call, premio altri 150. Quindi alla fine noi ci siamo coperti sul VIX gratuitamente o quasi. L'ho fatto apposta per rimanere questi 50 dollari, per dire appunto il quasi. Effettivamente ci stiamo coprendo veramente tanto, stiamo coprendo le nostre posizioni e possiamo notare come effettivamente ciò che abbiamo speso è veramente poco, 50 dollari. Nel nostro caso di investitore in 100 giorni, ad esempio, stavamo coprendo appunto quei 900 dollari con quanto? Con 50 dollari. E beh, là inizia a diventare interessante, perché tutti sono disposti a spendere quei 50 dollari. Cosa importante da dire? Noi col VIX ci stiamo coprendo, ma stiamo avendo anche dei rischi. Quali sono i rischi? Ci sono due rischi in particolar modo. Il primo è che il VIX crolli e scende al di sotto di questa qui. È molto difficile. Però se dovesse farlo in tempo così breve, beh, qui potremmo prenderci una piccola perdita. Qui metteremo uno stop, anzi, io metterei già, la chiuderei già magari quando il prezzo è più o meno qui, ad esempio. Perché in questo modo avremmo una perdita magari di 30, 40 dollari, 50 massimo, e noi usciamo dalla posizione, senza farlo crollare fin qui giù, rischiando magari di più. Rischio più grande invece sul VIXX. Perché? Perché dobbiamo considerare il fatto che ci potrebbe essere, come detto prima, un'apocalisse. Quindi, se, scusate, sto facendo un po' di casino, se il VIX dovesse fare una sparata del genere, come è successo nel periodo Covid, e noi siamo esposti sul VIXX, il rischio è che il VIXX in un primo momento faccia questo. Quindi salga tantissimo e poi, come ha fatto qui, guardate, qui stava tendendo a zero, qui è scattato tantissimo e poi è ritornato verso lo zero. In questi contesti due cose si possono fare:
o coprirsi preventivamente, quindi invece di vendere una call, una naked call, facciamo un bear call, quindi ci copriamo, abbiamo la nostra perdita massima, o mettere una scadenza molto lunga. Perché anche qui, se fosse capitato qui, che noi magari eravamo esposti qua, da qui ha fatto tutto questo salto verso l'alto, era l'11 marzo, se noi avessimo avuto una scadenza a 6-7 mesi, saremmo comunque andati in guadagno, nonostante un drawdown impressionante, perché saremmo andati in perdita momentaneamente del 233%. Cifre folli. Naturalmente, se una cosa del genere succedesse, come mi sarei comportato io? Arrivati a questi picchi, sarei andato a vendere altre call qua sopra. Perché dopo un picco del genere di volatilità, difficilmente continua il picco di volatilità. Seppur in passato potrebbe essere successo. Molto bene, questa lezione è stata piuttosto lunga. Spero che ti sia piaciuta. Qualsiasi domanda, scrivila pure nei commenti. E naturalmente, se sei un investitore e vuoi migliorare le tue performance, contattami. Mentre se vuoi imparare ad investire in 100 giorni, candidati, perché seguiamo solo 5 persone al giorno, in modo che quelle 5 siano pienamente soddisfatte. Non ci piace avere una recensione buona e 99 persone magari che parlano male di noi. No, vogliamo avere 5 persone al mese, tutte e 5 soddisfatte. Perciò candidati, qua sotto c'è la lista. Perché bisogna candidarsi? Perché appunto, essendo solo 5 persone, dobbiamo andare a selezionarle, perché le richieste sono sempre più di 5. Benissimo, io con questo vi saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!